A voi tutti buonasera e bentrovati a Intorno alle 9. Questa sera parleremo di ambiente, in particolare di città curata, quindi dei progetti di potenziamento della pubblica illuminazione, ai lavori vari sul territorio, passando anche per gli interventi messi in campo dagli ispettori ambientali e dal centro di raccolta rifiuti e tanto altro ancora. Ne parleremo con l'assessore alla città curata Cristina Sanzò. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito, benvenuti a voi. Grazie a lei. Dicevamo appunto tanti gli argomenti da affrontare. Inizierei parlando subito appunto dell'ultima tematica, l'ultimo progetto che è stato approvato, che è quello della pubblica illuminazione. Proseguono infatti gli interventi per completare la sostituzione dei punti luce nel nostro territorio. Di che si tratta? Che progetto è? Che cosa prevede? Sì, noi attualmente abbiamo, la nostra città è dotata di circa 25.000 punti luce, di cui soltanto 7-8 mila sono a tecnologia LED, mentre invece i restanti sono ancora con una tecnologia obsoleta, molto energivora, che oltretutto dà anche un senso di illuminazione abbastanza limitato. E quindi diciamo che con questa azione noi andremo nel prossimo anno e mezzo a portare tutta la città, tutti i 25.000 punti luce a LED, e questo permetterà un risparmio energetico importante e anche una maggiore percezione di sicurezza, perché le strade illuminate cambiano veramente la loro visione. Diciamo che il risparmio è di circa il 45% sulla base della tecnologia attuale, quindi a questo ci farà acquisire anche da un punto di vista energetico, insomma, dei risultati estremamente importanti. L'intervento partirà nei prossimi mesi del prossimo anno, in contemporanea anche ad una verifica di staticità di tutti i pali esistenti. Dopodiché, quelli che saranno appunto oggetto di che dovranno essere cambiati, diciamo che quelli che presentano degli elementi di pericolosità verranno cambiati, e dopodiché si procederà anche alla verniciatura di tutti i pali esistenti. Quindi insomma da un lato risparmi energetici e dall'altro appunto efficienza della rete pubblica. Tra gli obiettivi c'è anche quello dell'illuminazione smart. Il prossimo step sarà anche quello. In Sì, che cosa allora, consiste? come dico io, si procede sempre a passettini. Avere una città tutta illuminata a LED è già un punto d'arrivo estremamente importante. Dopodiché è ovvio che anche con altre amministrazioni e con dei progetti che vedono coinvolti più enti, il passo successivo sarà anche quello di appunto utilizzare i pali dell'illuminazione per altre tipologie di funzioni. Diciamo però intanto già questo passaggio è estremamente importante, poi da questo ne seguiranno altri. Esatto, un progetto che era già partito lo scorso anno e quindi piano piano si prosegue con la sostituzione di tutti i Eravamo lampioni. partiti a febbraio del 2019 con la sostituzione di circa 5.000 punti luce, ma vi garantisco che le richieste da parte della cittadinanza sono elevate, perché effettivamente la percezione di sicurezza cambia totalmente, cioè proprio questa tipologia di illuminazione dà una tipologia di luce completamente diversa. Certo, cambiando argomento, restando sempre in tema di lavori, passiamo appunto a lavori di tutt'altro genere, ovviamente passiamo agli interventi che sono stati realizzati, che sono in corso e che verranno realizzati invece nei cimiteri comunali, una serie di interventi per oltre 800.000 euro. Sì, allora nel corso del 2020 sono stati impegnati 900.000 euro e con l'ultima variazione di bilancio altri 500.000. Allora, con la parte, diciamo, che già è in fase di realizzazione per oltre il 50%, con i 900.000 euro siamo intervenuti al cimitero di Figline per il rifacimento della parte della copertura. Un intervento importante a Chiesa Nuova per circa 200.000 euro, con un intervento di ristrutturazione dei vialetti, intonaci, rifacimento di coperture, la messa a norma dell'impianto elettrico, insomma,
tutta una serie di interventi, insomma, importanti. Sul cimitero invece di Coiano, Grignano e Mezzana siamo intervenuti con un altro appalto di circa 400.000 euro e qui riguarda soprattutto la costruzione degli ossarini. A Coiano abbiamo realizzato, stiamo realizzando appunto 110 ossarini singoli e 56 doppi, a Mezzana 192 ossarini singoli, a Grignano c'è un ampliamento, prendiamo una parte del parcheggio esistente di circa 100 metri quadri per realizzare 224 ossarini singoli e 56 doppi. Abbiamo poi interventi per altri 300.000 euro nei cimiteri di Galciana, Iolo e Sant'Ippolito e anche qui sono interventi di manutenzione o della messa a norma dell'impianto elettrico, rifacimento degli intonaci, il ripristino di gronde appunto rovinate, la manutenzione delle finiture di loculi e così via. L'ultima, con l'ultima variazione di bilancio, cioè gli ultimi 500.000 euro, andremo ad intervenire nei prossimi mesi, questo è un appalto che dovremo affidare, certo, nei prossimi mesi, interverremo nei cimiteri di Paperino, Coiana, Mezzana, Tobbiana e San Giusto con tutta una serie di attività anche qui di manutenzione straordinaria. Altro argomento che accennavamo prima, quello dei rifiuti. Io partirei dal fatto che appunto sono intanto aumentati gli ispettori ambientali di Alia sul territorio, che sono passati da 4 a 8, poi l'obiettivo è quello anche di incrementare ulteriormente questo numero. Qual è il ruolo degli ispettori ambientali e come sta andando anche il loro lavoro? Allora, noi siamo partiti con una dotazione di 4 persone, quindi 2 squadre, nella primavera appunto nell'estate del 2019. Subito l'amministrazione ha chiesto un potenziamento della loro attività e di giungere a perlomeno 10 unità, quindi 5 squadre. Attualmente noi sono stati fatti i bandi di assunzione, ne sono stati appunto reperiti altri 4, quindi la dotazione organica ad oggi è di 8 e sono entrati in attività agli inizi di ottobre. Il prossimo anno dovremo fare, cioè il soggetto gestore farà un bando per l'assunzione di ulteriori 2 soggetti. Questo, diciamo che dall'attività, dalle risultanze appunto della loro attività e dai report che ci sono stati forniti, diciamo che nei primi 6 mesi nel 2020 sono stati effettuati 869 controlli e erogate 124 sanzioni. Cosa vuol dire questo? L'obiettivo dell'amministrazione non è assolutamente, l'ho ripetuto più volte, quello di far cassa con le sanzioni. Gli ispettori ambientali e l'intenzione dell'amministrazione sarà probabilmente questa, mi dirigerò in questa direzione, di ad esempio nella zona del Macolotto Zero di tenere un gruppo di 2 soggetti fisso. Perché? Perché l'attività dell'ispettore, oltre che quella propriamente del controllo e quindi della sanzione in ultima ratio, è quella di informare, educare a dei comportamenti corretti. E noi abbiamo visto effettivamente, nonostante nel periodo del lockdown e dei mesi nei quali gli ispettori non sono intervenuti, sono stati estremamente importanti. È vero che ci sono aree che presentano delle problematiche che richiederanno tanto tempo e sinergia anche con altri enti, però devo dire già che adesso gli ispettori ambientali collaborano fattivamente con la polizia municipale, con la polizia provinciale, con tutta una serie di enti anche per progetti di prossimità, insomma ci sono tutta una serie di progetti in essere nei quali danno un contributo estremamente importante. Oltretutto abbiamo anche sperimentato una tipologia di fototrappola che è una via di mezzo tra fototrappola e telecamera. La sperimentazione è durata diversi mesi, sta dando degli ottimi risultati e quindi probabilmente il gestore provvederà all'acquisto e quindi a una dotazione organica di questa ulteriore strumentazione che in qualche modo andrà ad sanzionare e quindi denunciare, sanzionare i comportamenti degli abbandoni che ancora sono importanti.
Esatto, e purtroppo ancora se ne vedono sul territorio, seppur in forma, insomma, ridotta rispetto per fortuna al passato. Restando sempre in tema dei rifiuti, un'altra tematica calda è quella del centro di raccolta dei rifiuti. Sono tre i centri di raccolta previsti in realizzazione, intanto il primo più imminente è quello in via Paronese. Qual è il progetto? Sì, allora è passato appunto in consiglio comunale circa un mesetto fa, se non ricordo bene. È stato individuato perché essendo la nostra città tutta passata porta a porta, il porta a porta in qualche modo per agevolare il cittadino che deve conferire del materiale che non può essere raccolto nel porta a porta o perché magari per determinate sue esigenze non ha potuto effettuare la raccolta, avere dei punti nei quali poter conferire il materiale. Prato intanto è già, diciamo così, avviato il percorso per la realizzazione del primo centro di raccolta che si realizzerà in maniera, lo dico così, semplicistica, di Certo. fronte all'area di proprietà del comune collocata di fronte a via Paronesi ai vigili del fuoco. Si tratta di un'area di circa 4.000 metri quadri, di cui 2.700 saranno adibiti proprio a centro di raccolta e il restante, circa 1.300 metri quadri, saranno utilizzati per del verde a corredo e la realizzazione di un parcheggio pubblico che dovrebbe andare in qualche modo anche ad agevolare la carenza del parcheggio per la sede di Alia di Via Paronese, dove vedete queste file di auto distribuite lungo Esatto. appunto la strada. E il costo dell'intervento è circa 1.347.000 euro, scusate, 1.347.000 Certo. euro, che non comporterà un aumento della tariffa per i cittadini, perché nella gara di ambito, nella concessione, c'è già la previsione appunto della realizzazione che verrà redistribuita da tutti i comuni che partecipano appunto alla concessione, quindi 58 comuni all'interno appunto dell'ambito di gara. Stiamo già lavorando per l'individuazione anche del secondo. Vi dico sinceramente, si è aperta un po' anche una polemica tra maggioranza e minoranza in consiglio sulla individuazione, sulla prossima individuazione di un nuovo centro di raccolta. L'amministrazione è orientata di collocarli nell'ambito delle aree industriali proprio perché per non creare difficoltà e problematiche alla popolazione, perché poi tutti chiediamo appunto la creazione di queste strutture, ma nessuno le vuole vicino a casa propria. Quindi per ovviare, devono essere ovviamente collocate su assi viari importanti, facilmente raggiungibili, però ci stiamo orientando nell'individuazione di un ulteriore appunto centro di raccolta in un'area industriale. Benissimo, sicuramente quindi poi torneremo a parlarne. Intanto appunto il primo per ora è sicuro si farà lì in via Paronese. Io ringrazio davvero l'assessore Cristina Sanzò per essere stata con noi, grazie mille. Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti. E a tutti voi, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi della nostra emittente. Arrivederci.